appunto il sindaco, la professoressa D'Esposito e Giovanna Turri, che è rispettivamente sindaco di Camerata, relatrice, diciamo, della tesi di Giovanna, e noi come associazione che stiamo appunto cercando di valorizzare il sito di Camerata Nuova, di Camerata Vecchia. Il nuovo libro, cioè noi normalmente questa iniziativa la facciamo il giorno della Bracciolata, l'abbiamo sempre fatta questo giorno. Quest'anno abbiamo deciso di non farlo il giorno della Bracciolata per varie ragioni. La ragione principale è che il giorno della Bracciolata è un giorno che i tempi sono compressi da tante iniziative, perché ci sono il balletto, ci sta diciamo varie mostre, c'è la messa che ricorda, c'è insomma da mangiare, insomma la musica, insomma la riunione sarebbe stata diciamo abbastanza compressa, mentre invece noi vorremmo trovare tutto il tempo necessario, insomma, per fare questo tipo di discorso. E quindi anche a indicare un nuovo percorso che l'associazione sta percorrendo, abbiamo pensato di farlo il primo giorno di primavera, perché è oggi, quindi l'equinozio di primavera, che è un giorno particolare, perché in questo giorno uno, come tutto, come il sabato del villaggio, evoca, diciamo, quello che deve venire, che sicuramente sarà più bello, o perlomeno uno spera che è più bello di quello che è passato. Quindi la speranza di vedere La qualcosa, primavera. è la primavera, poi è il simbolo, diciamo, della rinascita. E quindi abbiamo pensato che fosse una bella cosa, insomma, un segnale bello da questo punto di vista. E quest'anno ci sono circa 20 pagine in più, due le abbiamo tolte, quindi sono 20 pagine più effettive, anche se fisiche sono un po' meno. Abbiamo lavorato su tre direttrici che diciamo, abbiamo ritenuto importanti. Non so documenti storici, ma so documenti di attualità, ma un'attualità che è molto importante. Allora, la prima è un articolo di Giovanna Turri che ha fatto una sintesi, diciamo, del lavoro svolto, della tesi, che poi tra poco si illustrerà, quindi non mi dilungo più di tanto. Sottoscrivetevi il libro e così potete leggere tranquillamente. L'altra invece si ricollega a un articolo fatto l'altro anno e riguarda il campo internazionale, di cui qui abbiamo una illustrazione. Qui vedete una cartina del catasto gregoriano, nel quale è stato sovrapposto una vista aerea di Gogert, e quindi in cui si possono vedere, diciamo, la vegetazione che attualmente copre diciamo, la vecchia struttura della mappa catastale del catasto gregoriano. Ebbene, questa riga sono le tracce GPS che abbiamo preso nel momento in cui abbiamo fatto una delle tante escursioni che abbiamo fatto. Qui possiamo vedere, noi ci siamo concentrati su questa zona qua, questa è la chiesa di Santa Croce. La chiesa di Santa Croce presentava una cosa molto strana che da quando abbiamo iniziato a fare i campi internazionali ci ha molto incuriosito. Ma perché per arrivare alla chiesa di Santa Croce bisogna fare tutto sto giro da una parte o tutto sto giro dall'altra, quando poi uno va a vedere il catasto gregoriano c'è una strada dritta per dritta che prende e arriva fino alla cosa? Ma com'è possibile? E insomma, gira che te rigira, abbiamo capito che fra qui, questo punto qua e questo punto qua c'era un frattone enorme, proprio una cosa gigantesca, che aveva fatto perdere di vista l'antico sentiero. Come pure una cosa che stava qua e che abbiamo scoperto durante la Summer School, fatta nel 2013, nel quale, vedendo il quadro del Coccetti, questa cosa ovviamente è tutta documentata nel libro, vedendo il quadro del Coccetti del 1700, si vede l'entrata verso Camerata Vecchia, si vede appunto le case che all'epoca dovevano essere le stalle, vabbè, questa è un'altra storia, poi vi racconterò, e però rispetto alla situazione attuale non ci trovavamo. Com'è possibile che qui ci stanno? Qui non ci stanno queste case. Andiamo a vedere, praticamente per 40 metri c'era tutto un altro frattone che copriva le rovine.
Tra l'altro la curiosità era che c'era un ponticello all'ultima casa, in fondo, c'era un ponticello per entrare dentro questa casa. Ho detto, ma questo ponticello non esiste, non ci stanno manco le rovine. Andando a sfoltire, durante la summer school, abbiamo scoperto le basi di questo ponticello. Allora abbiamo detto, la strada non doveva essere questa, come pure per arrivare a Santa Croce non era possibile da qua fare tutto sto giro enorme, oppure sto giro a Santa Croce, ma ci doveva essere una strada molto più breve, anche perché Santa Croce era un romitorio, cioè un posto dove venivano alloggiati i pellegrini che venivano da fuori e che, trovandosi da queste parti, non sapendo dove andare a dormire, venivano ospitati, e quindi era un sito d'alloggio. Allora abbiamo detto, qui la situazione è completamente diversa. Con l'ultimo campo internazionale, questo del 2014, abbiamo fatto questo studio e con tutti i volontari abbiamo riaperto, abbiamo risistemato questa strada. Questa adesso è tutta una via dritta, cioè dal fondo di qua si vede direttamente Santa Croce, così come doveva essere, e quindi c'è tutta la vista di Sana Pianta. E questo per noi è una piccola soddisfazione, perché anche per i volontari che abbiamo fatto vedere, cioè che il lavoro che loro avevano svolto ci aveva un obiettivo ben preciso e individuabile. Per esempio, nei prossimi campi, delle cose che vogliamo riaprire, se voi vedete qua, ci sono questi sentieri, vedete? Queste sono le antiche strade che portavano alla porta che stava più o meno da queste parti. Questi sentieri non esistono più, o perlomeno sono talmente incasinati che, ecco, l'obiettivo dei prossimi campi probabilmente sarà proprio riscoprire questi sentieri, cioè renderli, diciamo, praticabili e inserirli, come abbiamo fatto nel 2012, allorquando abbiamo aperto il sentiero degli innamorati, che era questa strada che poi arriva a porta fino a Camerata Nuova e che attualmente si chiama il sentiero degli innamorati, e recentemente il parco l'ha inserito nella rete sentieristica del parco. Perché? Perché tra l'altro, come è documentato pure in un libro, era il sentiero da cui poi Enrico Coleman nel 1881, nel suo diario in cui scriveva la sua escursione nel 1881, diceva appunto che passando da Camerata Vecchia scendeva a Camerata Nuova, e questo era il sentiero da una parte, e quindi quello farà parte del sentiero del Coleman. E quindi i passi step by step sono stati, diciamo, descritti nel libro, perché anche se non è una cosa storica, però penso che sia coinvolgente il fatto di sapere come si arriva a scoprire e a far rivivere, diciamo, un sito come quello. L'altro articolo invece è praticamente la riproduzione, la copia di una relazione tecnica fatta da un tecnico incaricato dal comune di Camerata Nuova nel 1950, allorquando gli amministratori dell'epoca volevano instaurare un contenzioso nei confronti di Cappadocia per riprendere le Palazze, che è una località al confine fra Cappadocia e in mezzo alla montagna, 1400 metri di altezza, esatto, sul Fioglio, e che con tutta una serie di peripezie storiche, perché qui i confini sono sempre stati contesi nell'arco dei secoli, praticamente alla fine succedeva che in realtà chi usufruiva di quei territori era il comune di Cappadocia, e quindi il comune di Camerata aveva fatto questo contenzioso, e noi per tutta una serie di peripezie siamo venuti in possesso di questo dattiloscritto, scritto con le macchine da scrivere degli anni 50, quindi immaginate voi le lettere tutte sfalsate, insomma, tutte queste particolarità, e che la curiosità di questo documento, perché diceva la reazione tecnica, no, la reazione tecnica fa la storia di quel confine, a partire dal 1700, cioè ovvero dal 1750, allorquando iniziò il contenzioso sui confini fra Stato Pontificio e il Regno di Napoli attraverso queste zone, e che poi, come in alcune parti del libro scriviamo, poi furono probabilmente la causa e la decisione per il quale, invece di ricostruire il paese a monte, è stata ricostruita Camerata Nuova a valle, per tutta una serie di motivi geopolitici dell'epoca, insomma. Sì, dei equilibri fra loro.
Quindi questo è, diciamo, i nuovi articoli, insomma, che abbiamo introdotto, che comunque fanno sì che il nostro impegno è quello di rendere sempre vivo, diciamo, questa attenzione. E tra l'altro penso che quell'articolo sulla diciamo, relazione dell'agronomo faccia piacere a molti cameratani che ricordano bene, diciamo, tutto il contenzioso fatto con Cappadocia, appunto, per quanto riguarda, che ancora c'è, esatto, non è finito, insomma, quindi sono più di 2 secoli che va avanti questa storia, quindi forse un giorno si riprenderà. E detto questo, e quindi da questo punto di vista, ovviamente noi siamo impegnati alla valorizzazione del sito di Camerata Vecchia, e speriamo che le cose vengano costruite correttamente e che si faccia, diciamo, esperienza, diciamo, delle cose che noi abbiamo cercato di realizzare nel momento in cui abbiamo attirato, abbiamo supportato, diciamo, tutti coloro che si sono impegnati con questo territorio, e Giovanna è una di queste. Praticamente ogni volta che veniva qua, cioè, a volte sappiamo che uno è nascosto, non c'era tempo, però, però è chiaro che ogni volta che veniva noi cerchiamo comunque di favorirla in tutti i modi, perché pensiamo che qualsiasi attenzione che si crea intorno a questo paese, come abbiamo sempre detto, sia un elemento di valorizzazione di questo territorio, che ricordiamo è uno dei territori dal punto di vista economico più sottosviluppato di tutto il Lazio, perché non ha ancora trovato la sua identità, la sua ragione d'essere. Noi pensiamo che invece valorizzare questi luoghi, renderli attraenti dal punto di vista turistico, naturalistico, dal punto di vista storico, per chi vuole avere rapportarsi a un turismo lento che è legato alla scoperta della propria storia, delle proprie origini, sia un veicolo che può portare sicuramente non de certo che uno diventa ricco, ma sicuramente può trovare una dignitosa sostentamento, un dignitoso sostentamento economico nel momento in cui, appunto, si crea quel circolo virtuoso che fa sì che le persone in continuazione vengano qui, chiedono, si informano, partecipano, vengono ospitate, mangiano, o comprano delle cose o comprano delle altre, comunque in qualche maniera fanno sì che un paese come Camerata Nuova possa sostenersi anche, appunto, questo circuito turistico che è tutto da costruire, per cui noi diamo il nostro piccolo contributo, ma che effettivamente, invece, vedendo cosa è successo in altri posti che non erano tanto differenti da questi, invece sappiamo che si può fare, cioè si può fare se c'è la volontà di farlo e di farlo funzionare bene. E chiaramente in questo contesto ognuno deve fare la propria parte, i cittadini devono fare la propria parte, i soggetti economici devono fare la loro, le istituzioni devono fare la loro, ognuno si deve impegnare al massimo per far andare al meglio, diciamo, tutta questa situazione. E quindi benvengano, diciamo, all'epoca abbiamo fatto la Summer School con la facoltà di archeologia medievale, che appunto tramite il dottor Paolo Rosati ci ha permesso a noi di arricchirci, perché comunque le informazioni ottenute hanno fatto sì di stimolarci a cercare altre cose, hanno permesso di far conoscere il paese, hanno permesso per esempio di poter mappare, come abbiamo illustrato in altre iniziative, tutta Camerata, tutto questo agglomerato di case. Dopo la Summer School è tutto geolocalizzato, è sovrapposto al catasto gregoriano, per cui dal punto di vista delle coordinate abbiamo una mappa georeferenziata che a ogni punto ci dice che in quel punto c'era una casa alta 3 piani che era del signor Tizio, del signor Caio, i nomi stanno anche dentro, e che appunto era un fienile, oppure era una macelleria, era un panificio, oppure era la casa che ci abitavano 2 persone e così via.
E quindi è un elemento molto importante che abbiamo, pensiamo che in futuro possa essere ancora più valorizzato nel momento in cui uno dei progetti che ci abbiamo, anche facendoci aiutare da società esterne, è quello di poi creare una ricostruzione tridimensionale appunto dell'antica camerata, in modo tale che al turista che viene, nel momento in cui arriva a quel punto, con tutto un sistema che tecnologico che non sto qui a illustrare, gli si dà la possibilità di rivedere tridimensionalmente sul proprio tablet o sul smartphone, la ricostruzione appunto dell'abitato. E quindi è un progetto che comunque stiamo seguendo, stiamo cercando di attuare, ci sono una serie di difficoltà oggettive, però lo faremo sicuramente prima o poi, e quindi vedremo. Ok. Io darei adesso la parola al sindaco appunto per, diciamo, per dare il saluto.